Grazie. Prendo il posto di Gigi Nusi perché è esausto. E accompagniamo con un applauso Massimo Fini. E sono contento di stare così accanto a Massimo perché mi ricordo ancora la prima intervista che gli feci, ero un giovane giornalista in una TV locale e la prima serata la spendemmo a parlare di Nietzsche e di filosofia e quindi con grande piacere che gli cedo il microfono e lo ascolto ancora una volta. Grazie. Calmi, il mio motto è morire prima, morire tutti, che eliminerebbe alcuni dei problemi che sono stati esaminati in questo convegno. Il convegno che è organizzato anche per nella memoria di Gian Roberto Casaleggio, che è stato poi poco ricordato. Casaleggio era un ottimista, un pragmatico, ma anche un idealista, era un uomo che credeva nel futuro. Io sono il cantore del pessimismo universale, non credo nel futuro. In un libro, Denaro, Stretto e Demonio, ho scritto che il futuro è un tempo inesistente. Quindi sono un po' incongruo qui, dove tutta la discussione si è fatta appunto sul futuro e in termini tutto sommato ottimistici. Solo mi pare nell'intervento di Freccero ho colto qualche perplessità, soprattutto sulla tecnologia. A me tocca parlare niente meno che del futuro dell'uomo. Ora, intanto è da vedere se ci sarà ancora un uomo e una specie umana nel futuro. Il problema non è uno di quelli agitati, il più comprensibile, ma il problema non è l'inquinamento. Grillo pensa che con le tecnoecologie si potrà avere appunto un ambiente più pulito, però non sa quello che diceva Paolo Rossi, che non è l'ex centravanti nazionale e nemmeno il comico, ma un filosofo della scienza, che la tecnologia come risolve un sistema, un problema, ne apre mille altri, quindi creando altre complessità, altre difficoltà e tutto sommato altra infelicità per gli umani. L'uomo sopravviverà semplicemente all'inquinamento perché è un animale estremamente adattabile, come il topo, anche se alla fine credo che il topo avrà la prevalenza, ma insomma si adatta, lo ha dimostrato in tutta la sua storia. Io ho scritto recentemente per il Fatto Quotidiano un articolo in cui dicevo che il più grande pericolo per l'Occidente non è l'ISIS, ma è la scienza tecnologicamente applicata naturalmente, perché la scienza è la conoscenza e la conoscenza è consustanziale all'uomo, è ciò che lo distingue da tutti gli altri esseri, creature del creato, ma una cosa è la conoscenza, altra cosa è la tecnologia, cioè l'applicazione di ciò che sappiamo. Non è detto, non è affatto detto che tutto ciò che sappiamo e che conosciamo e che possiamo fare, noi lo si debba fare. Quello che ha perso questa società, e devo dire che in alcuni interventi precedenti mi è sembrato di essere in un mondo degli orrori, che ha perso la nostra società è il senso del limite. Adesso, per esempio, prima ne sono stati citati tanti altri, ma insomma, per esempio, stanno lavorando all'ipotesi di metterci un chip nel cervello, così aumentiamo la nostra qualità intellettuale. Cioè, ripeto, la mancanza del senso del limite. Ha vinto, diciamo, la linea giudaico-cristiana, molto strombazzata, che poi attraverso varie trasformazioni
si è trasformata con l'introduzione appunto dell'economia e della tecnologia, che sono due ancelle, due gemelle siamesi, ha creato questo tipo di modello di sviluppo che noi stiamo vivendo. Ma alle nostre spalle c'è un'altra cultura molto più profonda, e in fondo tu Gianluigi in qualche modo lo citavi prima indirettamente, che è la cultura greca. La cultura greca aveva profondo il senso del limite. Attraverso Pitagora, Filolao e gli altri straordinari matematici pensatori, i greci avrebbero potuto costruire macchine molto simili alle nostre, ma non lo fecero perché capivano o intuivano che andare a replicare e a modificare la natura era pericoloso. Quindi il senso del limite. Sul frontespizio del Tempio di Delfi c'era scritto mai niente di troppo. Molti dei loro miti giocano proprio su questo senso del limite. Ve lo dico nei loro termini. Il lubris, cioè il delirio di onnipotenza dell'essere umano, che è quello che ci riguarda adesso, il delirio di onnipotenza dell'essere umano provoca zonos, cioè l'invidia degli dèi, e la giusta punizione. Per noi la giusta punizione sono due. La prima è che prima o poi questo sistema collasserà, perché è un sistema che si basa sulle crescite esponenziali. Le crescite esponenziali esistono in matematica ma non in natura. Chiunque oggi parli di crescita, secondo me, è un criminale, perché noi non possiamo più crescere. Siamo come una lucentissima automobile partita a metà del XVIII secolo, con la rivoluzione industriale, con la rivoluzione scientifica, che ha corso questi due secoli e mezzo a velocità pazzesca, che tra l'altro ha avuto qualche influenza anche poi sulle nostre vite, ma lasciamo perdere per il momento, e adesso si trova di fronte a un muro, però non accetta questo limite, continua a dare di gas e prima o poi fonde. L'altra cosa è che è cambiato completamente rispetto all'era pre-industriale il concetto di tempo, cioè dal tempo circolare, cioè delle stagioni, quindi un tempo statico, si è passati al dinamico futuro. Noi siamo la società più dinamica che sia apparsa nella storia dell'uomo. Come ho detto, questo dinamismo ha in sé i germi della propria dissoluzione, però potrebbe dire, se i nostri politici avessero un po' di cultura, potrebbero dire, siccome la cosa non è che avviene domani né dopodomani, ma fra un po', potrebbero dire con Oscar Wilde che cosa hanno fatto i posteri per noi. Ma il fatto è che siamo andati a una velocità tale che siamo finiti per diventare i posteri di noi stessi, cioè ce lo stiamo mettendo nel culo da soli con un giro vorticoso. Questo ha, com'è organizzato il sistema? È organizzato che non tu, singola persona, non puoi mai raggiungere un momento di equilibrio, di armonia, di pace, perché raggiunto un obiettivo, ne devi inseguire un altro, poi un altro ancora, salito un gradino, salendo un altro, e così via. E noi siamo come i levrieri, fra le bestie più stupide della terra, gli animalisti vadano all'inferno, ecco. L'animalismo è la malattia infantile dell'ecologismo. Adesso non vedo che pezzi sui gatti, sui cani, non so, e le zanzare, non so, vabbè. Questi cani levrieri al cinodromo, voi non potete conoscerlo perché purtroppo hanno fatto sparire anche il cinodromo, adesso ci sono
le slot, inseguono la lepre meccanica coperta di stoffa per dargli un po' di... per definizione non possono raggiungerla. Se la raggiungessero crollerebbe tutto il sistema. Quindi questo affannoso la finanza, se vuoi, questo siamo nel tuo campo, no? Noi siamo questo affannoso inseguimento di un obiettivo che in realtà è per definizione irraggiungibile, fa sì che crea quel disagio che tutti, o quasi tutti, di qualsiasi strato sociale noi siamo, quel disagio che tutti avvertiamo, e cioè stress, angoscia, depressione, nevrosi, droga, dipendenze di tutti i tipi. L'altra, dimmi. No, dico, potremmo recuperare il paradosso di Zenone della tartaruga d'Achille, in modo che se noi recuperassimo un po' di lentezza... Beh, certamente uno dei problemi di questa società è l'estrema velocità a cui stiamo andando. Voglio dire, parecchi anni fa andai da Rubbia, scienziato, positivista, per fare appunto questo tipo di discorsi. Lui non mi cagava affatto, un apocalittico, eccetera, eccetera. Però a un certo punto gli dissi, senta, lei è un fisico, le faccio una domanda da cui vorrei una risposta da fisico. Cioè, non è che andando a questa velocità noi accorciamo il nostro futuro? A che lui disse, ah, ma lei è un filosofo, e così cadde completamente la mia considerazione. Però, no, però mi diede questa immagine del treno che io un po' poi perfezionato, ma sostanzialmente quella, dice, noi siamo su un treno che va a 1000 all'ora, che per sua coerenza interna deve aumentare continuamente la velocità, cioè non può, non dico non può retrocedere, non può né fermarsi, deve aumentare la propria velocità, e non sappiamo nemmeno se abbiamo sorpassato il punto di ritorno, cioè se noi improvvisamente, chi ci dirige, beh, non so, va bene, se capissimo che dobbiamo fermarci, e non è detto che ormai sia troppo tardi che andiamo a sbattere contro la montagna. L'altro concetto è che queste società che ci hanno preceduto, quella greca ma anche in questo senso, è che il vero valore della vita, e questo c'è qualcosa, seppur nel modo confuso, grillesco, nei discorsi dei 5 Stelle, è che il vero valore della vita non è il denaro, è il tempo, che è il padrone inesorabile delle nostre vite. E quindi quello che è prendere da queste società che ci hanno preceduto alcune suggestioni, alcuni suggerimenti, e capire una cosa, che il futuro non è davanti, è dietro di noi. Grazie. Un applauso a Massimo Fini. Ora c'è Gigi? Ciao.
Non ero uscito per prendermi applausi, ero uscito per ringraziare innanzitutto tutte le persone che hanno permesso questa giornata, perché è stato un grande gruppo di amici e colleghi di mio padre che ha aiutato e ha pensato e ha realizzato una bellissima giornata. Oggi mi sono appuntato anche due punti, perché così ve le dico tutti. Oggi abbiamo avuto alcune delle migliori menti del paese a parlarci di futuro, per riuscire a capire cosa ci aspetta, in che direzione dobbiamo andare. Prima è stata citata una bella frase di Seneca sul futuro del marinaio. Non c'è vento a favore per il marinaio che non sa dove andare. Ora, noi secondo me dobbiamo iniziare a capire in che direzione vogliamo andare in tutti i settori di cui abbiamo discusso oggi e molti altri. Oggi abbiamo avuto una sala pienissima di cui sono molto contento, abbiamo avuto tantissime persone che ci hanno seguito a distanza, già solo dalla nostra pagina abbiamo avuto 500.000 di persone che ci hanno seguito in diretta, più molte televisioni che oggi sono state presenti. Oggi abbiamo fatto una sorta di TED sul futuro, è stata una giornata in cui abbiamo avuto diverse idee per capire, per avere interpretazioni diverse su quale possa essere il futuro che ci aspetta e a cui dobbiamo comunque prepararci. Nel ringraziarvi di essere stati qua oggi, vi ricordo che prima di andare a casa vi invito a prendere un foglio che troverete alla fine di questa sala, al fondo della sala, sulle frasi che vi piacciono di più. Portatele a casa, portatele ai vostri amici, ai vostri parenti. Ci sono alcune frasi che abbiamo messo a disposizione sul futuro, che piacevano molto a mio padre, e questo è sicuramente uno dei motivi per cui sono lì e per cui siamo qui oggi. L'associazione Gian Roberto Casaleggio è stata creata per realizzare eventi di questo genere, per riuscire a parlare di futuro, per dibattere durante eventi, e magari faremo anche altre attività, magari direttamente online, o realizzeremo, non so, libri o altre cose che spero vorrete suggerirmi nei prossimi giorni. Se potete, se volete, contribuire a questa associazione, anche con solo 10 euro, vi invito a farlo al fondo della sala oppure online sul sito dell'associazione. E vi lascio con una frase che mi è rimasta impressa dall'inizio, da una delle presentazioni iniziali, quella di Google, su Varian. Il futuro è già presente, basta saperlo vedere. Vi ringrazio.